Radio Napoli Centrale. 15 anni al Parlamento europeo, una decina, giusto, più o meno, alla Regione Campania, ancora altri, almeno una ventina, passati a guidare partito, sezioni ed altro. Andrea Cozzolino, buongiorno, ma ti stai disintossicando bene dalla politica attiva, sì, giornaliera? Assolutamente, sprofondo nelle letture, quindi... Che ti ha detto il medico? Quanti giorni devi fare senza... senza, diciamo, politica, ti devi stare, che ne so, io per esempio ci ho messo 10 anni di affermare. No, ma poi la si fa, tu la fai sostanzialmente attraverso, sì, la tua trasmissione, la facciamo commentando tanti fatti, quindi non rinunciamo al diritto di parola, insomma. Però non poi non tocca a noi, protagonisti, no? Più diretti, diciamo. Cioè, poi non tocca a noi votare e prendere posizione e altro. Allora, però possiamo appunto essere attenti lettori. Io per esempio 6 e 10 già ho letto tutto, di tutto cosa, i quotidiani, ma quello lo facevo sempre anche prima. Bagnoli, la Cementir cede a titolo gratuito l'area dell'ex impianto. Ma questi caltagirone sono benefattori, sono imprenditori molto seri, molto accorsati, cioè, però... Guarda, io come te ho letto l'articolo del direttore del Mattino che annuncia questa importante notizia. E va bene. Come sappiamo, quella è un'area segnata da un inquinamento molto profondo, molto serio. Quindi questa cessione di proprietà è anche una cessione dalle responsabilità dovute a restituire a quella terra, diciamo, come dire, un risanamento ambientale profondo che richiederà ingenti investimenti pubblici a questo punto. Quindi bisognerà guardare bene la natura di questa cessione. È evidente che la società privata si sottrae dal compito e dal vincolo, tra l'altro, di una norma europea di rigenerare e riqualificare quel territorio. Ovviamente è un atto importante verso la città, perché si smette di avere una propria proprietà, diciamo, in un'area molto grande, non so adesso quanti metri, quanti metri. Qui si parla di 70.000 metri quadrati, oltre che ovviamente una cubatura importante. Quindi è una realtà molto importante, però questo comporterà un impegno pubblico al risanamento di quell'area. Quell'area non viene concessa alla città nel suo stato, diciamo, migliore. No, è un'area fortemente inquinata. Ci ha lavorato per tanti e tanti anni un'importante industria che ha prodotto forme di inquinamento molto serie, quindi è evidente che questo comporterà un impegno di risorse pubbliche. Quindi bisognerà vedere molto nel merito della questione. Sì, anche il Corriere della Sera, che naturalmente non è legato dal punto di vista editoriale, diciamolo poi chiaramente, come il Mattino, no? A questa notizia, però dice: ex Cementir, suoli ceduti gratuitamente a Invitalia, demolizione 2025. Un po' di commenti sono arrivati, no? Qualcuno dice che inquina paga, mi sembra che è un po' questa la... Inquina paga è una norma europea, quindi questo è un tema molto delicato, perché bisognerà discutere con la Commissione europea qualora si decidesse di investire risorse pubbliche, se questo è consentito dalle norme europee. Sì, poi c'è la vicenda appunto della colmata, ma poi ne parleremo in maniera approfondita anche con Andrea Cozzolino. Quindi 15 anni, dicevamo, al Parlamento europeo. Oggi questo stallo che si vive non mi pare che sia vissuto in altre sessioni legislative, no? Quando bisognava eleggere la squadra di governo, praticamente i commissari che vengono dai diversi paesi, che sono i paesi membri, e un ostacolo particolare viene messo da due componenti che sono agli opposti, cioè Raffaele Fitto per l'Italia e adesso non ricordo il nome, mi dovete scusare, Ribera per la Spagna, che invece è più socialista, quindi più. Cioè, come funziona? Se non dai questo a me, io poi non do questo a te, perché quello è un governo comunque di una coalizione ampia. Come funziona? Qual è il ruolo del Parlamento su questo? Il punto politico mi pare più profondo, e cioè noi siamo in presenza di due maggioranze che si stanno confrontando. Una maggioranza che ha eletto la von der Leyen a luglio, i cui voti determinanti sono stati quelli socialisti, popolari, ovviamente, di Renew e anche dei Verdi,
a fronte di un Consiglio europeo, capi di Stato e di governo, che oggi è attualmente a maggioranza del Partito Popolare, che tende a guardare agli sviluppi dei movimenti sovranisti di destra, in modo particolare il gruppo di SIAR, dove aderisce anche Fratelli d'Italia. E quindi è questo confronto tra due maggioranze che si sono delineate in corso d'opera. Da un lato il Parlamento, con una maggioranza significativa, che tuttavia, diciamo così, è il risultato anche di anni in cui si è consolidata questa maggioranza, no? Tra popolari, socialisti e liberali, e un Consiglio europeo che oggettivamente è oggi dominato sostanzialmente, gran parte dei capi di Stato e di governo sono popolari, sovranisti, e la componente socialista e liberale è in forte difficoltà nel Consiglio europeo. Quindi questo confronto tra Consiglio europeo ha determinato sostanzialmente la nomina dei commissari, su cui poi si è costruito il governo della von der Leyen, e il Parlamento produce una frizione. E mi pare in queste ultime ore, leggevo stamattina il Politico, che nelle ultime ore sembra aver trovato una via di uscita per cui si superano queste difficoltà sia sulla socialista Ribera che sull'italiano Fitto. E credo che la prossima settimana, quando ci sarà a Strasburgo, martedì, mercoledì, adesso non so bene qual è la giornata in cui il Parlamento dovrà esprimere il proprio voto e il proprio consenso sulla Quindi Commissione si von der chiude Leyen, per questa partita. consentire alla von der Leyen di cominciare dal 1° dicembre con la nuova Commissione. Ecco, questo è un po' il tema. Naturalmente poi in questo pesano anche le diverse situazioni di consenso all'interno dei paesi. La Germania sappiamo che ormai è prossima ad una tornata elettorale anticipata. Appunto, La appunto, Spagna viene appunto. fuori da una vicenda drammatica come quella di Valencia, ma comunque un Esatto. governo che non ha questa enorme stabilità. E quello italiano, quello francese non ne parliamo proprio, ma quello italiano pure, insomma, le ultime elezioni non sono andate proprio benissimo. No, quindi c'è una sorta di instabilità nei paesi, quelli di più peso, che hanno più popolazione e più peso politico poi all'interno del Beh, Parlamento, no? guarda, se, secondo me qui c'è un secondo elemento, oltre a quella distinzione di maggioranza, no, tra Consiglio europeo e Parlamento, c'è anche un elemento proprio che vive il Parlamento. E questa maggioranza è una maggioranza, per quanto solida nella sua esperienza storica, ma è una maggioranza fragile in questo momento, perché la presenza delle forze di destra è notevolmente ha raggiunto livelli significativi nel nuovo Parlamento, mai è stato così nel passato, e questo mette in difficoltà le componenti più progressiste, più di sinistra, più democratiche, in modo particolare la componente socialista e la componente liberale. E con una sofferenza enorme dei Verdi, che porterà i Verdi probabilmente a votare contro la Commissione dopo aver dato invece il voto alla von der Leyen. Quindi è un Parlamento che sarà esposto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, lo vedremo, la cronaca ci racconterà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e su singole materie, soprattutto quelle più delicate, immigrazione, ambiente, transizione ambientale, lotta alle diseguaglianze, noi troveremo una maggioranza in Parlamento che Complicata oscillerà e ci da saranno momenti completarsi. molto difficili che vivranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché questa presenza più forte delle componenti di destra, sovraniste, populiste, diciamo, a volte anche di estrema destra, cercherà di condizionare e soprattutto di interloquire con il Partito Popolare, che ha una guida, quella di Weber, che tende ad aprire un dialogo e un confronto permanente con le forze di destra. Bene, ci
Ci fermiamo qui con Andrea Cozzolino, buona disintossicazione, anzi buona presenza politica, mi pare che questo è il tema. Grazie per averci anche raccontato un po' lo spaccato di quello che sta accadendo in Europa. Grazie a te e grazie a voi e buona giornata.